Benvenuti nella guida sul Trip Database della Biblioteca di Ateneo dell'Università di Milano Bicocca. Come prima cosa vedremo cos'è Trip Database e come accedervi. Questa banca dati offre diverse modalità di ricerca: la ricerca base, avanzata e quella tramite il PICO. Quindi analizzeremo come vengono presentati i risultati e i filtri disponibili. Infine vedremo come accedere al full text. Iniziamo vedendo cos'è il Trip Database. Il Trip Database è un motore di ricerca clinico che permette di accedere velocemente e facilmente alle evidenze di alta qualità. È disponibile all'URL www.tripdatabase.com. TRIP è l'acronimo di Turning Research into Practice. È un metamotore, cioè consulta contemporaneamente più banche dati di letteratura primaria e secondaria, permettendo a chi lo interroga un notevole risparmio di tempo e restituendo risultati specifici. È importante perché contiene le evidenze secondarie, in particolare le revisioni sistematiche provenienti dalla Cochrane Library o pubblicate su riviste, le sinossi evidence-based e le linee guida. Inoltre interroga Medline, ed è per questo che è meglio utilizzare termini MeSH per interrogarlo. Infatti TRIP non dispone di un dizionario proprio, ma molte delle banche dati interrogate dal TRIP utilizzano i MeSH di PubMed. Oltre alle evidenze, contiene domande cliniche, articoli da riviste peer review, ebook, immagini e video. TRIP Database è nato nel 1997 e dal 2006 è gratuito. La biblioteca ha sottoscritto la versione a pagamento, chiamata Pro. Rispetto alla versione gratuita, dà un maggior numero di full text e alcune funzioni in più di ricerca. È una banca dati utile per tutte le discipline mediche, medicina, infermieristica, ostetricia, fisioterapia, eccetera. Questa banca dati è opportuno che venga consultata all'inizio della ricerca bibliografica, per farsi un quadro delle evidenze su un determinato argomento e per reperire linee guida che hanno un elevato livello di raccomandazione nella gerarchia delle prove di efficacia.